Buongiorno a tutti, sono Aldo Scarnera, dirigo l'Ufficio territoriale per la Puglia, per le Marche, l'Abruzzo e la Puglia dell'Istituto Nazionale di Statistica. Siamo un po' in ritardo, circa mezz'ora, rispetto al ruolino di marcia, per cui cercherò di dilungarmi il meno possibile nell'introdurre gli interventi. Questo focus regionale fa parte diciamo, della comunicazione che l'Istituto fa con vari strumenti sul territorio, dei dati che rileva attraverso le indagini che diciamo, esegue. Si tratta, nel nostro caso noi parleremo di due cose sostanziali, cioè dei dati rivenienti dal censimento permanente dell'industria e dei dati delle due indagini sugli esiti del Covid sulle imprese. Dopodiché, dopo questa prima carrellata di informazioni sullo stato delle imprese nelle due regioni, prima e durante la pandemia, cercheremo di capire come il territorio si muove rispetto al futuro, diciamo. Quindi partirei subito con i dati sul censimento di cui vi farà un'esposizione Lucia Mongelli, che è project manager delle rilevazioni sulle imprese presso l'ufficio. Grazie. Vi ringrazio. Grazie al dottor Scarnera. Io nel frattempo condivido il mio intervento, i miei lucidi. Okay. Spero che vediate tutto quanto. Allora, nel mio intervento ci soffermeremo in particolare su questi argomenti, sulla struttura economica regionale, sulle caratteristiche generali, risorse umane, finanze, innovazione tecnologica e digitalizzazione. Nel 2019, come avete già sentito dagli interventi che mi hanno preceduto, il censimento delle imprese diventa permanente. Fornisce al censimento una conoscenza a 360 gradi delle aziende, dei cambiamenti in atto del sistema delle imprese. Nasce dall'esigenza di disporre di un monitoraggio più frequente ed approfondito dei comportamenti delle imprese e consente di individuare le linee evolutive in essere, ma anche gli elementi che potrebbero impedire una transizione verso un futuro sostenibile. Ma qual è la finalità dell'indagine? Disporre di un set di indicatori capace di misurare in modo coerente struttura e dinamica del sistema imprese e quindi aggiornare il quadro della struttura e sulla competitività, cogliere i cambiamenti del sistema produttivo e integrare il sistema di base di dati, i registri statistici. Grazie all'integrazione tra fonti amministrative e rilevazione campionaria, i nuovi censimenti garantiscono l'esaustività, aumenta la quantità e la qualità dell'offerta informativa, il contenimento del fastidio statistico sui rispondenti e di conseguenza la riduzione dei costi complessivi. Il censimento permanente delle imprese è una rilevazione di tipo campionario, mentre la restituzione dei dati ottenuti è di tipo censuario. Le imprese interessate alla rilevazione sono le imprese con tre più addetti, attive nei settori dell'industria e dei servizi. Un campione di circa 280.000 imprese rappresentative di un universo di poco più di 1 milione di unità, corrispondenti al 24% delle imprese italiane. La lettura dei risultati riguarderà in particolare nel mio intervento le regioni Marche, Abruzzo e Puglia e dove possibile saranno confrontati con i dati Italia. A livello regionale, le Marche sono state rilevate il 35,7% delle imprese regionali in rappresentanza di tutto l'universo, per l'Abruzzo il 37,2% e per la Puglia il 26,2%. Ma adesso analizziamo i risultati della struttura economica regionale. I grafici esaminano in dettaglio la struttura economica delle Marche, Abruzzo e Puglia, a confronto con l'Italia, in base alla dimensione aziendale e alle addetti che vi lavorano. Osserviamo che le tre regioni sono caratterizzate dalla presenza importante di microimprese,
All'incirca 8 imprese su 10 sono imprese con 3 nuovi addetti e in analogia con i dati nazionali, come vediamo 79,5%. Notevolmente inferiori sono le imprese piccole, da 10 a 49 addetti, una quota dal 15% della Puglia al 19% delle Marche, passando dal 16% dell'Abruzzo. La quota delle medie imprese, quelle da 50 a 249, sono sempre inferiori al 2% per tutte e tre le regioni. Lavorano nelle microimprese la maggior parte degli addetti regionali, in misura superiore alla quota degli addetti in Italia, quasi a 4 addetti su 10 nelle Marche e in Abruzzo, in misura superiore invece in Puglia, dove sono più di 4 su 10. Ma guardiamo ora alla struttura economica regionale e le variazioni rispetto al 2011. Il censimento delle imprese segnala un sistema produttivo in transizione, con evidenti segnali di dinamismo di segno opposto nelle realtà regionali. La figura ci mostra appunto le imprese per classi di addetti nelle tre regioni e nelle variazioni percentuali 2018-2011. Da un punto di vista delle dinamiche di medio periodo, dal 2011 al 2018 osserviamo che nelle regioni Marche e Abruzzo un decremento diffuso del numero di imprese in tutte le classi dimensionali. È evidente un rilevante calo delle imprese di grandi dimensioni nelle Marche con il meno 36%, contrapposto all'aumento in Abruzzo dell'11,1% e in Puglia del 27,4%. Per la Puglia, in questo medio periodo 11-18, cresce il numero delle imprese in tutte le classi dimensionali. Esaminiamo adesso le caratteristiche generali. Il peso delle imprese industriali, quindi con un'analisi appunto sulle imprese industriali, quindi quelle che comprende ovviamente le imprese industriali in senso stretto, più le imprese di costruzioni, energia e acqua, è diversificata sul territorio nazionale. In Italia la quota si attesta al 30%, mentre le imprese marchigiane sono caratterizzate da una forte prevalenza di imprese industriali, diversamente dalle imprese abruzzesi e pugliesi, con prevalenza di imprese nel settore dei servizi. Ma a livello provinciale vediamo che le Marche, si attestano a una quota di imprese industriali oltre il 36%, la consistenza del settore industriale è superiore alla media nazionale in 4 province su 5, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata e Fermo. In Abruzzo, che più del 31% sono le imprese industriali, solo 2 su 4 province sono superiori alla media nazionale, Teramo e Chieti, mentre la terziarizzazione è più marcata in una sola provincia, Pescara. In Puglia il peso delle imprese industriali è superiore ai dati nazionali solo nella BAT, Barletta Andetrani, mentre la terziarizzazione è più marcata nelle due province di Foggia e Taranto. La struttura produttiva del settore privato è anche caratterizzata dalla prevalenza di imprese a controllo individuale e familiare. Considerando le sole imprese controllate da persona fisica o famiglia, nella fascia dimensionale, in questo caso da 10 addetti in su, il soggetto responsabile della gestione è l'imprenditore o socio principale unico. Poco più di 7 casi su 10 nelle Marche in Abruzzo, 8 su 10 invece in Puglia. La natura prevalentemente familiare delle imprese italiane riguarda anche le caratteristiche gestionali. In poco più di 2 imprese su 10 nelle Marche in Abruzzo e quasi 2 imprese su 10 in Puglia. Il soggetto responsabile della gestione è un membro della famiglia controllante. Le situazioni nelle quali la responsabilità gestionale è affidata invece ad un manager selezionato all'interno o all'esterno dell'impresa o ad esempio ad altro soggetto, per l'Abruzzo è pari al 4,7% e il 3,8% invece per cento in Puglia. Fa eccezione le Marche con quasi il 6% delle imprese, in linea con i dati nazionali. Poniamo l'attenzione adesso sul risorse umane. Il censimento ha raccolto interessanti informazioni sui principali ostacoli incontrati dalle imprese nell'acquisizione delle risorse umane. Il costo del lavoro, eccessivamente elevato, è stato indicato come fattore rilevante per la Puglia.
quasi 6 punti percentuali, superiore al dato nazionale, più di 4 invece per l'Abruzzo. L'incertezza sulla sostenibilità futura dei costi delle nuove risorse rappresenta un rilevante freno sull'attivazione di nuovi contratti di lavoro in quasi 3 imprese su 10, in misura più rilevante nelle Marche e in Abruzzo. Anche se forse meno rilevanti di quelli legati ai costi, i problemi di mismatch tra domanda e offerta di lavoro sono fra i principali impedimenti all'acquisizione di nuove risorse, anche se per le 3 regioni tutti i valori sono al di sotto dei dati nazionali. Dobbiamo rilevare che l'insufficienza di incentivi da parte dello Stato, oppure proprio la difficoltà ad accederli, è fra i principali impedimenti avvertiti dall'imprenditore per l'acquisizione di nuove risorse nel triennio 2016-2018. In misura rilevante per l'Abruzzo e la Puglia, in misura inferiore ai dati nazionali, quelli per le Marche. Infine, se da un lato solo tra il 17 e il 18% delle imprese ha indicato di non aver incontrato nessun ostacolo nell'acquisizione di nuovo personale, dall'altro ha dichiarato di non aver preso in considerazione tale possibilità tra il 13 e il 17% delle imprese. Altre informazioni interessanti sono state raccolte sui rapporti tra le imprese, in particolare la concorrenza e la cooperazione. Analizziamo la concorrenza. Se guardiamo la figura, sono stati esaminati i principali punti di forza della capacità competitiva delle imprese. Volevo segnalare che le imprese potevano, in questa occasione, le imprese rilevate, potevano dare al massimo 3 risposte. Nelle aziende qui intervistate sono quelle con almeno 10 addetti, fra i principali 3 fattori di competitività abbiamo la qualità della propria offerta dei prodotti e dei servizi, più del 70% in tutte e 3 le regioni. Gli altri fattori più rilevanti della propria capacità competitiva sono la professionalità e la competenza del personale, quasi 1 su 2, in misura minore in Puglia invece. E il terzo fattore importante sono i prezzi di vendita dei prodotti e dei servizi. Seguono la diversificazione dei prodotti, dei servizi, eccetera. I rapporti fra le imprese non sono unicamente di natura concorrenziale, sono importanti anche le relazioni verticali di filiera o quelle formali o meno di collaborazione della figura, di collaborazione. Guardiamo insieme la figura che rappresenta le imprese che hanno introdotto relazioni con altre imprese o enti per tipo di relazione. Anche in questo caso le imprese potevano indicare più risposte. Sono più frequenti le relazioni di filiera. Posto pari a 100 il numero delle imprese con almeno una relazione, indicano di operare in qualità di committente più di 62 imprese nelle Marche, più di 57 in Abruzzo e 59 in Puglia. Indicano di essere una subfornitrice 48 imprese su 100 nelle Marche, più di 47 in Abruzzo e 45 in Puglia. Mentre per tutte, tra le 20 e le 22 imprese, dichiarano di avere accordi informali. Le imprese, le cui relazioni sono inquadrate da accordi formali, come i consorzi, i contratti di rete, i joint venture e simili, sono quasi 11 nelle Marche, più di 14 in Abruzzo e superiori a 15 in Puglia. Prendiamo ora in esame le principali fonti di finanziamento delle imprese. Le percentuali sono calcolate escludendo dal totale delle imprese quelle attive nel settore finanziario e assicurativo. Vediamo che l'autofinanziamento rappresenta la fonte di finanziamento più diffusa. Dichiara di avervi fatto ricorso nel 2018 più del 70% in tutte le regioni, superiore ai dati nazionali, in Puglia e anche in Abruzzo. Il tradizionale canale bancario rappresenta la fonte prevalente di finanziamento esterno, mediamente 1 impresa su 2. Nel 2018 ha un rapporto creditizio di medio o lungo termine con le banche quasi il 39% delle aziende nelle Marche, più del 32% in Abruzzo e più del 28% in Puglia. Ha ricevuto invece un finanziamento di durata non superiore ai 12 mesi dalle banche, il 26% nelle Marche, 19% nell'Abruzzo e quasi il 18% in Puglia. L'innovazione tecnologica
è alla base del processo di crescita economica di un'impresa. Se guardiamo la figura, ci mostra le imprese con tre più addetti impegnati in progetti di innovazione. In tutte e tre le regioni è inferiore a quella registrata a livello nazionale. Italia 38,4%, Marche 34,3%, Abruzzo 31,7%, Puglia 34,4%. I dati percentuali registrano che nelle Marche un valore superiore alla media nazionale solo per la provincia di Ancona, un dato poco al di sopra della media regionale per Pesaro e Urbino, mentre le altre province si collocano su valori molto inferiori. Per l'Abruzzo, l'unica provincia che si avvicina al livello del dato nazionale è quella di Pescara, mentre tutte le altre si posizionano al di sotto. Per la Puglia, il dato della provincia di Foggia è il più vicino al valore nazionale, il più distante è quello della provincia di Bari, Barletta, Andria e Trani, dove meno di 3 aziende su 10 dichiarano di svolgere attività innovative. Vorrei segnalare che su questi temi l'Istat ha dedicato una trattazione particolare, appunto digitalizzazione e tecnologie nelle imprese italiane, che trovate sul sito dell'Istat. In tutti i settori, in tutte e tre le regioni, la quota di imprese impegnate in progetti di innovazione è inferiore a quella registrata a livello nazionale. Mediamente, poco più di 3 imprese su 10 dichiarano di svolgere attività innovative. L'industria in senso stretto è il settore in cui si registra la quota più alta di imprese con progetti di innovazione. Fra i vari ambiti tecnologici, quello digitale riveste oggi particolare importanza. Lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie digitali sono fattori chiave per assicurare forza competitiva alle singole imprese e al sistema economico nel suo complesso. Rappresentano un potente ausilio sia nella fase di vendita tramite le cosiddette piattaforme, sia in quella di gestione dei processi produttivi, ad esempio tramite l'impiego di software aziendali specifici o l'acquisizione di servizi cloud. Le quote di impresa con utilizzo di piattaforme digitali nelle tre regioni sono inferiori ai dati nazionali. La quota più alta è nel settore dei servizi non commerciali. Guardiamo adesso l'insieme dei processi di sviluppo aziendale, che rivestono una particolare importanza per poter competere e quindi sopravvivere nell'economia globale. Con il censimento sono stati analizzati gli investimenti effettuati nelle aree di spinta all'innovazione nel triennio 2016-18. Come vediamo in figura, le imprese che hanno effettuato investimenti per aree di investimenti nel triennio. L'Istat ha considerato le aree di investimento più importanti. Come possiamo osservare, gli investimenti si concentrano principalmente nel capitale umano e formazione, una impresa su due, seguito dalle tecnologie di digitalizzazione, meno in ricerca e sviluppo, una infatti su quattro, seguita da responsabilità sociale ed ambientale e internalizzazione. A livello nazionale, la quota di imprese che ha effettuato almeno un investimento in una delle aree di spinta all'innovazione considerata è leggermente superiore in tutte le aree. A livello di macro settore, la quota di imprese che ha effettuato almeno un investimento in tecnologia digitale è diversificata per regione. Nelle Marche, nel triennio 16-18, il ruolo trainante lo svolge l'industria con più del 50%, mentre per l'Abruzzo e ancor di più per la Puglia, gli investimenti in tecnologia digitale delle imprese è in maggior misura nelle imprese operanti nel settore dei servizi. In Puglia abbiamo 3 imprese su 5. Un altro interessante argomento è appunto la sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza. Con i censimenti infatti permanenti delle imprese sono stati introdotti nuovi temi di indagine, oltre a quelli tecnologico, produttivo, organizzativo. Si è indagato sulle azioni avviate su queste materie. I rispondenti potevano indicare anche più di una risposta. I dati censuari nel 2018 nelle tre regioni evidenziano che le imprese con almeno 3 addetti che svolgono azioni per il miglioramento benessere organizzativo, quindi le pari opportunità, la genitorialità e la conciliazione lavoro-famiglia, sono tra il 64 e il 69% dei casi.
Numerose sono anche le azioni per ridurre l'impatto ambientale e accentuato anche l'impegno ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno dell'impresa o nel territorio in cui opera, valori in linea con i dati nazionali. A livello di macro settore, le imprese che hanno adottato misure in materia di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza sono misura maggiore nelle imprese operanti nel settore dei servizi in tutte e tre le regioni, Marche in misura minore rispetto alle altre, con 8 punti percentuali in meno rispetto alla Puglia. È da rilevare che l'impegno ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno dell'impresa o nel territorio in cui opera è più accentuato tra le imprese di produzione di beni in tutte le regioni, come anche per ridurre l'impatto ambientale. Io ho concluso il mio intervento e voglio ricordare a tutti che i dati i risultati del censimento permanente delle imprese sono disponibili sul sistema di diffusione dedicato ai censimenti e in particolare volevo solo ricordare che una recente pubblicazione, quella del censimento permanente delle imprese, i report territoriali, sono 21 report territoriali con le tavole annesse sulla struttura e competitività delle imprese a livello regionale e provinciale. Vi ringrazio tutti quanti dell'attenzione e cedo la parola nuovamente al dottor Scarnera. Grazie Lucia. Adesso vediamo che cosa è successo nel periodo Covid che è stato rilevato dall'istituto in due indagini a distanza di qualche mese. Ce ne parlerà Roberta Palmieri, che è project manager di progetti sulle piccole e medie imprese. E a te Roberta, vai. Si vede bene? Presumo sì, va di bene, sì. Vai. Okay. Buongiorno a tutti, vedremo insieme alcune delle principali evidenze su imprese e Covid, solo alcune delle principali perché non c'è molto tempo a disposizione. Cercherò di farvi vedere i dati più importanti e di fornire, se possibile, qualche chiave di lettura. Subito dopo, per qualche informazione di contesto, parleremo dell'impatto economico dell'emergenza sanitaria, sia quello diretto che quello delle misure di precauzione e contrasto della diffusione del contagio, qualcosa sulle politiche del personale adottate, sull'accesso alle risorse e a strumenti per la liquidità e sulla modifica dei processi aziendali e la trasformazione digitale, e poi infine le valutazioni delle imprese sugli effetti dell'emergenza e sulle proprie strategie di reazione. Le informazioni di contesto, i dati sono riferiti alle imprese con 3 addetti più, lo stesso universo del censimento permanente delle imprese. Non sono disaggregati per settore di attività all'interno delle regioni e neanche per dimensione di impresa, quindi sostanzialmente il lavoro d'analisi che verrà fatto è di confronto fra i territori. Il periodo di riferimento dei dati per lo più è quello immediatamente successivo al lockdown, giugno-ottobre 2020, e per alcuni dati anche il periodo proprio del lockdown, marzo-aprile 2020, in particolare sui dati sulla dinamica del fatturato. La numerosità campionaria complessiva, lo sapete e ve l'avranno sicuramente detto, è stata di 90.500 imprese circa, di cui 5.400 nelle Marche, 3.400 in Abruzzo e 6.100 in Puglia. Entriamo nel merito. Se andiamo a vedere a novembre 2020, nel paese le imprese aperte o parzialmente aperte erano oltre il 90%, e questo era un dato uniforme su tutto il territorio nazionale. Se però guardiamo a quelle che erano del tutto aperte, c'è una qualche differenziazione territoriale, perché le Marche mostrano un'incidenza maggiore di questo tipo di imprese, si collocano diciamo al di sopra dei valori del nord-est e del nord-ovest, fra alcune regioni diciamo del nord e del nord-est. La Puglia mostra un valore in linea con la media nazionale, mentre per l'Abruzzo abbiamo uno degli ultimi valori
in graduatoria, scusate, ma cioè, ecco. Poi, per quanto riguarda le dinamiche del fatturato, è interessante confrontare quello che è successo nel periodo del lockdown con quello che è successo nel periodo immediatamente successivo, in particolare per quelle imprese che hanno dichiarato delle difficoltà, cioè un calo del fatturato superiore al 50%. Chiaramente, sotto lockdown, l'incidenza di queste imprese con problemi rispetto al fatturato è maggiore. Nel periodo successivo naturalmente diminuisce, ma l'entità della diminuzione è differente per i tre territori che consideriamo qui, perché le Marche partivano da un'incidenza superiore, da una percentuale superiore di imprese in difficoltà e pervengono nel periodo post-lockdown a una delle percentuali più basse nel paese. La Puglia e l'Abruzzo rispettivamente partivano da una percentuale minore di aziende in difficoltà e però nel periodo successivo al lockdown le imprese che rimangono in difficoltà sono di più, incidono di più che nelle Marche. Possiamo anche guardare, ci aiuta diciamo a capire quello che è successo, anche il dato sulle previsioni del fatturato per il periodo dicembre 2020-febbraio 2021, cioè sostanzialmente un periodo che abbiamo già alle spalle, fine 2020, inizio 2021. Il 15% circa delle imprese a livello Italia dichiarano che avranno un calo del fatturato importante superiore al 50% e quindi che si troveranno ancora in difficoltà. In Abruzzo, Marche e Puglia stanno più o meno lì, un po' sotto, in Abruzzo sono il 20% le imprese che prevedono ancora questo livello di difficoltà a fine 2020, inizio 2021. Interessante poi mi sembrava anche il dato sul livello di incertezza, cioè sostanzialmente a questa domanda abbastanza uniformemente sul territorio nazionale un'impresa su cinque ha risposto che non sapeva fare previsioni su come sarebbe andato il fatturato a fine 2020, inizio 2021. Qualche notizia sull'incidenza dei costi delle misure di prevenzione e contrasto sulle imprese. C'è da dire che queste misure, tutte le misure di tutti i tipi, sia quelle sanitarie che quelle di informazione e triage e così via, sono state adottate dalla maggioranza delle imprese, anche perché molte di queste erano obbligatorie. Sicuramente quelle più universalmente adottate sono state quelle sanitarie, in particolare quelle riguardanti la sanificazione degli ambienti di lavoro, la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, i disinfettanti e quant'altro. I costi sono stati per i due terzi delle imprese circa in media nazionale abbastanza rilevanti e per l'Abruzzo e la Puglia ancora più rilevanti. In Puglia il 70% delle imprese ha trovato questi costi abbastanza o molto rilevanti e questa è una situazione che si ripete guardando un po' a tutte le misure di contrasto adottate alle imprese, cioè a sud mediamente si riscontrano onere economico maggiore, cioè più imprese che dichiarano che l'onere economico è stato importante, forse anche a causa di diverse condizioni di mercato e di diversi prezzi per questo tipo di beni e servizi. Quindi per questo primo gruppo di dati forse si può affermare che nel percorso, nella strada verso il recupero di livelli di attività e fatturato, le Marche mostrano un dinamismo maggiore, anche maggiore delle imprese, maggiore delle regioni che fanno parte della stessa ripartizione territoriali, un dinamismo simile a quello delle regioni, dei sistemi produttivi del nord, simile anche o anche superiore. La Puglia si muove all'unisono diciamo con i valori medi nazionali, l'Abruzzo è allineato con i valori ripartizionali di riferimento, cioè del mezzogiorno, e le imprese in difficoltà diciamo incidono abbastanza di più che negli altri che nelle altre due regioni. Nel periodo post lockdown c'è ancora molta incertezza e come dicevo prima le imprese che prevedono di rimanere ancora in difficoltà soprattutto in Abruzzo sono una percentuale importante, quindi in proiezione la distanza fra i sistemi produttivi di queste, fra la performance dei sistemi produttivi di queste tre regioni rimarrà e forse aumenterà anche.
Andiamo a vedere qualche dato sulle misure, sulle politiche del personale adottate. Sostanzialmente sono state adottate dalle imprese largamente tutte le misure volte a contenere i costi senza però perdere occupazione o perdendo nel meno possibile, quindi misure sospensive o di compressione temporanea dell'attività, della prestazione lavorativa. La misura più largamente adottata è stata la cassa integrazione guadagni o le misure simili, la cassa per l'artigianato, eccetera. Sostanzialmente, i dati delle tre regioni che esaminiamo sono in linea con la media nazionale, la Puglia assolutamente in linea, Marche e Abruzzo incidono un po' di più le imprese che hanno adottato questa misura, ma mi sembrava interessante far notare che per quanto riguarda telelavoro, lavoro a distanza o lavoro agile per tutto o parte del personale, questa misura nel periodo post-lockdown è stata adottata nelle tre regioni considerate da meno del 10% delle imprese. In realtà solamente nelle regioni del nord-ovest troviamo un numero a due cifre per quanto riguarda l'incidenza delle imprese che hanno adottato il lavoro a distanza o il lavoro agile. E fra l'altro, rispetto all'incidenza delle imprese che l'avevano fatto sotto lockdown, non è che c'è stata una forte evoluzione e quindi il fenomeno non è perlomeno non sembra essere nel lockdown e nella prima fase post-lockdown in particolare evoluzione. Infine, si noti che sempre nel giugno-ottobre 2020 un quarto delle imprese in media nazionale non ha adottato alcuna misura di gestione del personale. Nelle Marche arriviamo al 27%. Guardando agli strumenti adottati per fabbisogno di liquidità, è chiaro che lo strumento principe scelto dalle imprese. Scusate, è successo qualcosa? Che è successo? Scusate, li vedete voi le mie slide? Perché io non le vedo più. Sì, Roberta, siamo al lucido 12. Ma io non li vedo più, cioè non vedo più la mia maschera, Davide, io non vedo più il mio. Roberta, puoi provare a uscire e ricondividere la scheda? Interrompo la condivisione, ecco qua e ricondivido, vediamo che succede. Qua. Sì, magari parti direttamente dalla Eccoci. 12. Perfetto. Allora, dicevamo, lo strumento principe è l'accensione di un nuovo credito bancario e qua dentro ci sono compresi pure i crediti a garanzia pubblica. Nelle Marche lo hanno fatto il 43% delle imprese, insieme alla Toscana, questo è stato il valore più rilevante nel periodo fra le regioni italiane. In Abruzzo lo hanno fatto il 40% delle imprese e in Puglia il 36%. Ancora una volta la Puglia è vicina alle medie italiane. La seconda misura più adottata è il ricorso ad attività liquide presenti in bilancio, ma qui le Marche proprio segnano un 5% in meno rispetto all'Abruzzo e alla Puglia, ricorso a risorse interne. Poi c'è la modifica dei termini di pagamento dei fornitori, vi ha fatto ricorso circa un'impresa su cinque in tutti i territori che stiamo ora attenzionando. Poco meno di un'impresa su cinque ha fatto ricorso ai margini disponibili sulle linee di credito e al differimento del rimborso dei debiti sono ricorsi all'incirca il 15% delle imprese, sia nelle Marche che in Abruzzo. In Puglia queste sono state solamente l'11%. Le imprese che non hanno attivato nessuno strumento in realtà sono la seconda grandezza di queste distribuzioni, sono un quarto delle imprese nel periodo giugno-ottobre 2020 non hanno fatto ricorso ad alcuno strumento per la liquidità. Per quanto riguarda i prestiti bancari a garanzia pubblica, solamente volevo dire che chiaramente la maggior parte dei nuovi prestiti bancari accesi nel periodo giugno-ottobre 2020 sono prestiti a garanzia pubblica e quanto alle motivazioni della richiesta, la principale, quella che prevale per la stragrande maggioranza delle imprese che hanno chiesto prestito a garanzia pubblica e finanziare l'attività
attività corrente e subito dopo viene coprire i costi fissi non comprimibili, anche se nelle Marche questa motivazione fra le imprese ha un'incidenza minore. Andiamo alla trasformazione digitale e alla modifica dei processi aziendali. Per quanto riguarda la connettività a banda larga c'è quasi un'equidistribuzione fra le imprese che ce l'avevano già prima e quelle che invece non ce l'avevano e non prevedono dotarsene. In Abruzzo e nelle Marche, come ho detto, c'è praticamente una equidistribuzione, invece in Puglia c'è una prevalenza di imprese che si erano già dotate di questo tipo di connettività già prima dell'emergenza e questo accade un po' per tutte le regioni del meridione, tranne l'Abruzzo. Poi, per quanto riguarda processi come la digitalizzazione della comunicazione interna e i servizi di comunicazione digitale con il pubblico, le imprese hanno dovuto rispondere a una batteria di domande multirisposta complesse. Analizzare i risultati è possibile solamente utilizzando degli strumenti di estrema sintesi delle risposte fornite e quindi individuando variabili latenti che possano riassumere appunto il significato delle risposte. Riguardo la digitalizzazione della comunicazione interna, che prevede anche naturalmente il lavoro a distanza, le variabili latenti individuate sono due. La prima identifica le imprese che si erano già organizzate in questo senso e che intendono arricchire la loro organizzazione e dotazione di strumenti digitali per la comunicazione interna. Il secondo fattore invece identifica le imprese che hanno introdotto alcuni strumenti digitali per la comunicazione interna e il lavoro a distanza a seguito dell'emergenza e non prevedono ulteriori sviluppi a breve. Profilando i territori rispetto a queste due variabili latenti, si rivela che tra le imprese marchigiane c'è una leggera prevalenza di quelle che si sono attrezzate a seguito dell'emergenza col minimo necessario e non prevedono particolari sviluppi, mentre in Puglia c'è una leggera prevalenza di quelle che erano delle prime. In Abruzzo c'è equilibrio senza che queste due categorie siano prevalenti sul resto delle imprese. Lo stesso lavoro è stato fatto per le risposte alle domande multiple e multirisposta sui servizi di comunicazione digitale con il pubblico. Sono state trovate due variabili latenti, la prima che identifica le imprese che avevano un sito e l'hanno migliorato, avevano una presenza sui social o l'hanno introdotta a seguito dell'emergenza e prevedono comunque di evolvere e di arricchire i servizi digitali nei confronti del pubblico. La seconda variabile latente identifica le imprese che non avevano particolari strumenti per questo e quindi a seguito dell'emergenza sono andate direttamente nei social e non hanno pianificato lo sviluppo di particolari altri strumenti di comunicazione digitale con il pubblico. In questo senso nelle Marche queste due tipologie di impresa non sono prevalenti. In Puglia prevale la prima tipologia e in Abruzzo prevale la seconda, decisamente della seconda. Sempre sulla trasformazione digitale è stato chiesto alle imprese se utilizzano, se prevedono utilizzare canali di vendita online e la risposta nella stragrande maggioranza dei casi è che non ne sono dotate e non prevedono di dotarsene, specialmente se la vendita online prevede l'utilizzo di piattaforme digitali esterne o di sistemi di consegna gestiti da terzi. Infine andiamo sulle previsioni degli effetti della crisi e sulle strategie che le imprese intendono adottare. Anche qui c'erano batterie di domande complesse e multirisposte, quindi è stato necessario sintetizzare il senso delle risposte. Allora, quanto agli effetti previsti fino a giugno 2021, quindi praticamente fino a domani, è stato possibile individuare due variabili latenti. La prima, che identifica le imprese che io ho chiamato possibiliste, cioè quelle che prevedono una riduzione della domanda ma non tale da creare seri problemi di liquidità o seri rischi di sostenibilità dell'attività. La seconda variabile latente invece identifica le imprese che io ho definito preoccupate, cioè che prevedono sia una riduzione della domanda che problemi di fornitura e di prezzi di materie prime che seri problemi di liquidità.
liquidità. Rispetto a queste variabili latenti individuate, c'è da dire che tutte e tre le regioni prese in esame non sono ai vertici dell'incidenza delle imprese preoccupate. In Puglia prevalgono le possibiliste e anche in Abruzzo, sebbene in misura minore. Nelle Marche non prevale nessuna di queste due categorie, però sicuramente forse ci sono più preoccupate che possibiliste. Poi è stato chiesto alle imprese se ci sono ambiti nella loro attività che presentano criticità tali da compromettere i piani di sviluppo fino a giugno 2021. Anche qui sono state individuate due variabili latenti, una che identifica le imprese che dicono che ci sono più ambiti di criticità: la liquidità e la gestione dei fonti di finanziamento, l'organizzazione interna, l'approvvigionamento degli input produttivi soprattutto, e il secondo fattore che invece identifica le imprese che sostanzialmente indicano un solo ambito di criticità: le vendite sul mercato nazionale. Nelle Marche prevale sicuramente questa seconda tipologia di imprese, mentre nelle Puglie in Puglia prevale la prima tipologia, in Abruzzo si eguagliano, diciamo, le due categorie. È stato chiesto poi alle imprese per ambito di investimento se intendevano investire di più, di meno, eccetera, e quindi anche qui è stato necessario sintetizzare le risposte sulle intenzioni di investimento. La prima variabile latente individuata riassume le imprese che prevedono di aumentare gli investimenti un po' in tutti gli ambiti: ricerca e sviluppo, nelle nuove tecnologie, digitalizzazione, nel capitale umano, informazione, e anche nella responsabilità sociale e nella sostenibilità ambientale. Quindi imprese che dichiarano di voler investire su un rilancio generale. E invece il fattore 2 identifica le imprese che prevedono al contrario una sicura riduzione degli investimenti per tecnologie e digitalizzazione, anche per l'internazionalizzazione, ma forse anche nel capitale umano e formazione, quindi sostanzialmente imprese che prevedono un ridimensionamento degli investimenti. Nelle Marche prevale questa seconda tipologia di impresa. In Abruzzo prevale leggermente di poco la quota di imprese che hanno dichiarato di voler investire per un rilancio, aumentare gli investimenti per un rilancio. In Puglia prevalgono più nettamente queste imprese del rilancio. Ho concluso. L'ultima batteria di domande, multirisposte, eccetera, è stata fatta alle imprese sulle strategie che intendono adottare per reagire alla crisi. La prima variabile latente individua le imprese che puntano sul potenziamento dell'export e sulla transizione digitale, mantenendo l'occupazione, quindi sostanzialmente che puntano a un rafforzamento nel percorso già tracciato, nel percorso in cui già si trovano. Il fattore 2 invece individua le imprese che puntano su un cambiamento, su forte innovazione e forte cambiamento, addirittura anche di prodotto, di processo, e anche nuovi modelli industriali razionali, quindi un cambiamento forte. In Puglia c'è una netta prevalenza di questa seconda tipologia di imprese, che dichiarano che la loro strategia di reazione sarà un forte cambiamento. Nelle Marche invece c'è una prevalenza della prima tipologia di imprese, che puntano sul potenziamento nell'alveo del percorso già tracciato, e in Abruzzo c'è un equilibrio fra queste due categorie che non prevalgono sulle altre. In conclusione ringrazio i colleghi della sede Marche per l'appoggio dato, per l'aiuto che mi hanno dato, in particolare Gian Pietro Perri, che è stato veramente determinante. Grazie a tutti. Grazie a te Roberta, grazie a Gian Piero per il contributo che ha dato, e passiamo alla seconda parte di
di questa sessione, dopo aver fatto il classico volo della nottola di Minerva, cioè dopo aver acquisito le informazioni su cosa sta succedendo sul mercato delle imprese e della produzione. Iniziamo con Massimo Bianco, che dirige l'ufficio di statistica della regione Puglia, e che interverrà e ci dirà come la regione si sta muovendo anche da un po' di tempo rispetto al problema dell'innovazione e del cambiamento del mercato della produzione dei beni e dei servizi. A te, Massimo, grazie. Sì, eccomi. Buongiorno a tutti. Ringrazio anzitutto il dottor Scarnera per l'invito a partecipare a questo incontro che ho accolto molto volentieri. Apro anch'io, condivido la mia presentazione. Eccola qua. Eccola qua. L'oggetto del mio intervento sarà quello di delineare il quadro rapidamente, il quadro dell'economia pugliese prima dell'attuale fase epidemica, nonché l'impatto dell'epidemia, dell'epidemia sull'economia e quelle che sono le strategie che saranno alla base delle le prossime strategie che saranno alla base delle politiche regionali. L'obiettivo è quello di fornire appunto un'analisi del contesto economico e soprattutto una prospettiva di quanto avverrà appunto nel prossimo futuro. C'è da dire che poco prima della crisi, dell'avvento della crisi epidemica, lo stato di salute dell'economia pugliese era piuttosto buono. Ecco, l'economia pugliese cresceva con ritmi abbastanza positivi. Dal 2015 in poi registrava delle variazioni positive, talvolta anche superiori o in linea con il dato nazionale e oltre che superiori al dato del Mezzogiorno. Nel 2019, ecco, l'impatto, il PIL in termini reali era cresciuto dello 0,7 a fronte dello 0,2 del Mezzogiorno e dello 0,3 italiano. Nel 2018 addirittura l'incremento era stato dell'1,1. Ecco, il PIL della Puglia, noi sappiamo, ammonta a 76 miliardi di euro, rappresenta il 4,3% del PIL nazionale ed il 19,3% del PIL del Mezzogiorno. In termini pro capite, il PIL della Puglia si attesta sui 18.900 euro per abitante, quasi in linea con quello dell'intero, con il dato dell'intero Mezzogiorno, che è pari a 19.230 euro per abitante, ma molto al di sotto del dato nazionale, che invece è pari a quasi 30.000 euro per abitante. Siamo al di sotto del 37%, ecco, il PIL della Puglia equivale al 37% in meno rispetto al dato nazionale. C'è da dire però, c'è da sottolineare un dato che non rende merito a tutti gli altri dati di contesto economico per quanto riguarda l'economia pugliese. Cosa succede? Se analizziamo altri indicatori, ad esempio il reddito disponibile delle famiglie, la spesa per consumi finali, la Puglia ha un posizionamento migliore. Quindi quel divario del 36% si riduce anche di oltre 5-10 punti percentuali. Quindi dal punto di vista di altri indicatori, ecco, la Puglia sta messa anche meglio ed è anche al di sopra dei valori del Mezzogiorno. Ecco, le esportazioni, passiamo alle esportazioni, che sempre rappresentano i punti di forza delle economie non solo nazionali ma anche regionali. Nel 2020 le esportazioni pugliese sono diminuite del meno 9,4%, quindi abbiamo avuto già un primo impatto della crisi ed è questo, quasi un 10% in meno delle esportazioni. Nel 2019 queste avevano
avevano registrato addirittura un più 9,1% e verso i mercati europei, sempre nel 2019, erano cresciuti addirittura dell'8,4%, quindi dati di un certo rilievo. Quali erano i settori, ecco, che hanno contribuito maggiormente nel 2020, o comunque da sempre contribuiscono, ecco, alle esportazioni pugliesi, soprattutto la componentistica per il settore degli autoveicoli, i medicinali e la farmaceutica, gli aeromobili e i veicoli spaziali. C'è da dire che questi rappresentano i tre settori di punta su cui hanno investito tantissimo, lo vedremo fra un istante, le politiche regionali. Quindi l'automotive, tutto ciò che è legato all'automotive, la farmaceutica e l'aerospazio. C'è da dire che negli anni scorsi un contributo fondamentale era dato dalla siderurgia. Sappiamo tutti le vicende che hanno caratterizzato appunto l'Ilva e le vicende legate appunto alla siderurgia pugliese. L'ultimo, nel 2019, queste rappresentavano, l'ultimo dato di rilievo, ecco, rappresentavano il 5,2% delle esportazioni pugliesi, pari a 461 milioni di euro. C'è da dire che dando un rapidissimo sguardo all'andamento temporale nel corso del tempo, che è molto emblematico, c'è da dire che al cavallo fra le due crisi, la crisi iniziata, la prima crisi dei subprime americani e la crisi successiva dei debiti sovrani, a partire quindi dalla fine del 2017 e poi negli anni successivi, a parte il contraccolpo, ecco, del 2009, lo visualizziamo sul grafico, l'economia pugliese, le esportazioni hanno sempre retto. Addirittura nel 2012 le esportazioni pugliesi sfioravano i 9 miliardi di euro. In termini di quote ci serve anche quest'altro dato, è molto importante. Ad esempio, nel campo dell'agricoltura, quote nazionali, le esportazioni pugliesi assorbono l'11% del valore nazionale. Nell'estrazione di minerali, che riguarda il settore della pietra, il settore lapideo, la pietra pugliese, addirittura l'8,5%, anche questo è uno dei settori fondamentali. I mezzi di trasporto assorbono il 4,2%, per non dire poi del settore agroalimentare. Ecco, questo, veniamo da due crisi di una certa rilevanza. Ecco, durante queste due crisi, questi settori, i settori tradizionali, oltre a quelli innovativi che abbiamo visto in precedenza, hanno dato un contributo fondamentale affinché l'economia regionale reggesse. Per il 2020 vediamo più da vicino, ecco, l'impatto della crisi. Non abbiamo dati di contabilità nazionale ancora, ma abbiamo delle stime. Il PIL della Puglia dovrebbe diminuire nel 2020 del meno 9%, in linea con il dato del Mezzogiorno italiano. Analogamente, per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi, siamo intorno all'11%, stesso dato per i consumi delle famiglie. Le unità di lavoro, ecco, dovrebbero aver avuto un primo contraccolpo intorno al 10%. Il reddito disponibile, e siamo sempre in linea con i dati in Mezzogiorno Italia. Per quanto riguarda il reddito disponibile delle famiglie, siamo quasi intorno al meno 2%. Il tasso di disoccupazione, per il blocco dei licenziamenti e quant'altro, ancora non fotografa quell'andamento, ecco, l'impatto della crisi, cosa che invece fanno le unità di lavoro. Ora, per economia di tempo non ci soffermiamo, ma naturalmente indichiamo il link. La Regione Puglia, per far fronte alla crisi economica innescata dalla epidemia, ha imbarato tutta una serie di misure innumerevoli per quanto riguarda le imprese, la salute, le comunità, il lavoro, l'innovazione, la cultura e il turismo. Andiamo avanti. Quali sono le previsioni per il 2021, per l'anno in corso? Supponendo, ecco, si prevede che il buon andamento ad oggi, secondo quello che si prevede ad oggi, della campagna vaccinale. Una ripresa del PIL di circa il 4%, quindi pari a metà della, meno della metà della perdita che abbiamo registrato nel 2020. Il Mezzogiorno crescerebbe del 3,6%, l'Italia invece del 4,7%. Gli investimenti fissi lordi recupererebbero
quasi interamente quanto la perdita, quindi siamo intorno all'11%. I consumi delle famiglie aumenterebbero del 4%, anche in questo caso il rimbalzo sarebbe, darebbe modo, farebbe sì da recuperare la perdita. In aumento anche le unità di lavoro intorno al 5%, lo stesso dicasi del reddito disponibile delle famiglie, ci sarebbe un contraccolpo invece per quanto riguarda i tassi di disoccupazione. Ora c'è da dire, questo è il contesto entro cui ci muoviamo, ma è chiaro che occorre considerare le politiche anche oltre il PIL, occorre considerare anche quelle che sono le prossime strategie su cui si baseranno le politiche regionali, non solo della regione Puglia, ma un po' di tutte le regioni. Ecco, da questo punto di vista occorre dire che proprio in questi mesi la questione ha subito degli slittamenti dovuti proprio all'emergenza epidemica. Le regioni sono sono impegnate nella elaborazione delle loro strategie regionali di sviluppo sostenibile. Queste a loro volta confluiranno in quella che sarà la strategia nazionale di sviluppo sostenibile. Quindi le regioni in questo momento stanno decidendo sulla base dei 17 goal appunto dell'agenda ONU 2030 quali saranno le loro politiche e le politiche, le strategie, le loro azioni strategiche. L'Istat proprio per come supporto, l'Istat sappiamo rappresenta la nostra statistica pubblica, quindi rappresenta sempre il supporto, fornisce quello che è il supporto dei dati fondamentali per l'elaborazione poi delle nostre politiche, calcola per questi obiettivi all'interno di queste dell'agenda ONU 2030 ben 187 indicatori. Ai link che abbiamo indicato nella slide troviamo il posizionamento della Puglia per ciascuno di questi 187 indicatori. Ora, poiché parlavamo appunto di imprese, di innovazione, digitalizzazione, diffusione della banda larga, ecco, sono questi i temi. L'obiettivo nell'ambito dell'agenda ONU che ci interessa è quello, è il goal 9, che riguarda appunto le imprese, l'innovazione, le infrastrutture. Quali sono gli obiettivi fissati a livello di agenda ONU e di paese? Naturalmente lo sviluppo di infrastrutture di qualità, un'industrializzazione inclusiva e sostenibile, il potenziamento della ricerca scientifica, la promozione della capacità tecnologica nei settori industriali, l'accesso alle tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni e quant'altro. In questa slide presentiamo invece più da vicino proprio gli indicatori relativi al goal 9 che riguardano appunto le imprese. Ad esempio, per quanto riguarda il valore aggiunto dell'industria manifatturiera per abitante, la Puglia ha un posizionamento migliore rispetto al Mezzogiorno, 1.600 euro pro capite, quindi per abitante, è il valore aggiunto dell'industria manifatturiera, nel caso del Mezzogiorno è 1.400, nel caso italiano è 4.200, quindi il dato pugliese è comunque molto inferiore rispetto al dato italiano, quasi un terzo, è superiore di oltre 184 euro rispetto al dato del Mezzogiorno. Analogamente, ridicasi per quanto riguarda un posizionamento migliore della Puglia rispetto al dato del Mezzogiorno, per quanto riguarda il valore aggiunto dell'industria manifatturiera rispetto al totale dell'economia regionale. Lo stesso per quanto riguarda l'occupazione nell'industria manifatturiera, la quota di valore aggiunto delle piccole imprese manifatturiere e anche la percentuale di piccole imprese con almeno un rapporto creditizio e anche le imprese con attività innovative di processo e o di prodotto. Questi sono dei dati importanti, ecco, che aiutano a spiegare meglio il quadro di contesto che egregiamente le colleghe dell'Istat hanno rappresentato. Poi esistono tutta una serie di altri indicatori, ecco, su cui la Puglia è più o meno in linea
rispetto al dato del mezzogiorno, ad esempio i lavoratori nel settore della conoscenza, la percentuale di valore aggiunto delle imprese a media alta tecnologia e quant'altro. Ecco, questo è più o meno il quadro di riferimento degli indicatori che ci serve per tracciare le strategie future regionali. Ecco, ma vediamo quelle che sono state le attuali strategie. C'è da dire che le attuali strategie della Regione Puglia, che hanno caratterizzato quella che è la programmazione comunitaria 2014-2020, sono partite appunto nel lontano agosto 2014, anno in cui la Regione Puglia ha approvato una propria strategia regionale per la specializzazione intelligente, attraverso due documenti, Smart Puglia 2020 e l'Agenda Digitale Puglia 2020. Ecco, attraverso questi due documenti che sono venuti fuori da un intenso percorso partecipativo con il partenariato socio-economico, con i distretti produttivi e tecnologici, con l'intero sistema della ricerca e anche l'intera cittadinanza pugliese, sono state tracciate quelle che erano le linee della nuova programmazione regionale. Che si poneva quella la valorizzazione di tutte le eccellenze imprenditoriali attuale e soprattutto lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive verso i settori di maggiore innovazione oltre che di eccellenza. Ecco, questo è il quadro della programmazione 14-20. Ci serve per capire dove sono stati orientati, ecco, gli oltre 7 miliardi di euro. Il 15% è andato proprio per la competitività delle piccole e medie imprese. Il 10% è stato destinato proprio alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione. Quindi c'è stato un fortissimo impegno della Regione Puglia proprio per il sostegno della meccanica, meglio della meccatronica, del settore dell'aerospazio, della farmaceutica e spingendo una forte spinta alla innovazione da parte delle imprese. Ora la Regione Puglia è vanta delle eccellenze in campo non solo nazionale ma anche internazionale per quanto riguarda proprio l'aerospazio, il settore della componentistica satellitare, della diagnostica ferroviaria. Sono vere e proprie punte di eccellenza che in un periodo di crisi hanno consentito all'economia regionale, grazie anche al supporto delle politiche regionali, di fronteggiare le crisi economiche. Ad esempio, per quanto riguarda, dicevamo prima, l'asse 1, per economia di tempo non ci siamo soffermati sui vari assi, ecco, questi sono i 12 assi di cui si compone il Por Puglia 14-20. L'intero asse 1 era indirizzato proprio verso la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Quali erano gli obiettivi specifici e i risultati attesi? Proprio l'incremento dell'attività di innovazione delle imprese, lo sviluppo di nuovi mercati per l'innovazione, l'aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in settori ad alta intensità di conoscenza. Nel report dell'Istat, ecco, si dà un ampio risalto alle tecnologie abilitanti, ovvero a tutti quei settori ad alta intensità di conoscenza associate ad un'elevata attività di ricerca e sviluppo. Ecco, la Regione Puglia ha puntato tantissimo su questi settori, su queste linee di intervento. Vediamo anche il potenziamento della capacità da parte delle imprese di sviluppare appunto ricerca e innovazione. L'asse 1, ecco, superava in termini di risorse i 672 milioni di euro. Naturalmente questa era la programmazione iniziale, poi magari c'è stata qualche rimodulazione, riprogrammazione. C'è da dire, ecco, l'asse 3 riguardava invece proprio la competitività delle piccole e medie imprese. Lì la Regione Puglia ha
rilanciato soprattutto gli investimenti, fatto sì che si diversifica, sostenuto la diversificazione dei sistemi produttivi territoriali, l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi, la nascita e il consolidamento di micro e piccole medie imprese, nonché l'accesso al credito. Sappiamo in questo quest'asse ha assorbito ben oltre il 1.100 milioni di risorse finanziarie. Si tratta, ecco, di importi notevoli. Sappiamo tutti che per la programmazione 21-24 attualmente in essere, la Regione Puglia è prima fra le regioni italiane come capacità di spesa. Al 31 dicembre scorso aveva speso oltre il 72% delle risorse, aveva certificato oltre il 72% delle risorse. Ora, c'è da dire che la programmazione 14-20 ha ripreso molto la programmazione anche 2007-2013, che aveva dato già buoni risultati, per cui anche quella programmazione era fortemente orientata per oltre un terzo alla ricerca, alla promozione della ricerca e delle innovazioni nelle imprese, e soprattutto, vediamo, è orientata alla sostenibilità. Ora, quali saranno i nuovi settori di intervento per le prossime, per la prossime programmazioni? C'è da dire che le regioni attualmente sono impegnate, lo abbiamo detto, nella stesura, nella definizione delle loro strategie regionali di sviluppo sostenibile, quindi nell'ambito dell'agenda ONU, ma sono impegnate anche in quella che sarà la nuova programmazione regionale, la 2021-2027. I temi saranno essenzialmente gli stessi, abbiamo visto, ricerca, innovazione e sostenibilità. Accanto a questo c'è da dire, sappiamo tutti, il governo di recente ha destinato ben 82 miliardi di euro al Mezzogiorno. La regia è nazionale, ma sappiamo tutti che gli ambiti di intervento, le parole chiave di questo del PNRR saranno la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Il piano si articola su digitalizzazione, innovazione, competitività del sistema produttivo, le infrastrutture per la mobilità, anche l'alta velocità, l'istruzione, la formazione, l'equità sociale, di genere e territoriale anche, nonché il potenziamento di quelle che sono i servizi sanitari. Ora, queste sono le politiche, gli ambiti, i campi di intervento su cui le regioni, tutte le regioni nel prossimo futuro saranno impegnate, su quelle linee che abbiamo appunto tracciato: ricerca, innovazione e sostenibilità. Su tutti questi temi al momento è in essere un confronto molto intenso fra governo e regioni, proprio per l'istituzione di tavoli tecnici tematici per gestire al meglio questa quantità immane di risorse. È chiaro che sul successo, sulla capacità istituzionale che tutte le pubbliche amministrazioni si giocano le possibilità di successo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Massimo, la tua integrazione è stata preziosa, che ci ha dato molta più informazioni rispetto allo stato del mercato sia italiano che pugliese, in sostanza. L'intervento successivo, rispetto a quanto è stato detto finora, è di tipo microeconomico, cioè ci racconta come un imprenditore può far tesoro, può arricchire la sua attività di modalità di impresa che sono poco servite. Sto parlando di sostenibilità ambientale e sociale, di resilienza e di capacità di innovazione. Capacità di innovazione che non è solo, a quanto pare e a quanto vi credo sarà espresso dal dottor Andriani, nonché presidente e direttore amministratore delegato dell'Andriani Spa, non è solo espresso in termini di innovazione di prodotto e di processo, ma anche in altri termini, e lascia intendere come questa parola magica che ci vendiamo un po' dappertutto significhi
ben altro e ben altro più complesso. Passo la parola a Michele Andriani che ci racconta un po' come funziona il successo della sua impresa e il suo personale. Grazie. Grazie, dottor Scarnera. È stato abbastanza interessante fino ad ora vedere un po' quello che è stata la performance del Mezzogiorno, in particolare della Puglia negli ultimi anni, e soprattutto dopo l'ultimo intervento di Massimo Bianco abbiamo capito che comunque la regione ha provato e le regioni stanno provando a cambiare marcia per cercare di ridurre quel gap di competitività che il Mezzogiorno ha nei confronti del resto d'Italia, soprattutto in un'economia globale. Chiaramente i risultati non sono ancora quelli che evidentemente tutti ci attendiamo, il PIL abbiamo visto è abbastanza basso, le difficoltà sono sempre lì, non si riesce a superare quelle che sono appunto i punti di debolezza del nostro territorio, ma noi siamo qui senza perdere mai la speranza e la positività di potercela fare, non dobbiamo chiaramente mai farci prendere dal panico rispetto a quelle che sono magari le forti performance del resto d'Italia, ma continuare sulla nostra strada. È stato anche interessante, dopo l'intervento di Lucia Mongelli, ho fatto alcune riflessioni, soprattutto a quelle che possono essere a volte per noi aziende del territorio, alcune difficoltà, alcuni punti di debolezza per cercare di migliorarci. Mi riferisco soprattutto alla tematica relativa alle risorse umane. Quindi a quelle ipotesi di mismatching piuttosto che di capacità di innovazione e di innovazione anche in termini digitali delle nostre imprese. Bene, noi e soprattutto anche durante il periodo Covid, la nostra società ha cercato appunto di superare questi ostacoli, partendo appunto da quelli che potevano essere le tecniche e gli approcci più positivi a rendere chiaramente più competitivo soprattutto il mercato del lavoro della nostra azienda. Quindi mi riferisco alla capacità di un'azienda pugliese di essere attrattiva di competenze e processi che diversamente non potremmo nel territorio trovare. Per fare questo abbiamo, durante tutto il 2020, senza mai fermarci, abbiamo completato la trasformazione della nostra società da impresa familiare, che era uno appunto dei temi che Lucia Mongelli aveva detto all'inizio di questa conferenza, in impresa manageriale. Che significa questo? Significa iniziare a interrogarsi al proprio interno di quelli che sono processi e procedure, non solo nella condivisione di quelli che possono essere gli obiettivi da raggiungere, quindi fare in modo che l'intera filiera sia assolutamente commitment, si dice, cioè sia assolutamente coinvolta nelle fasi di crescita di traguardo che la società si pone, ma soprattutto, ed è questa stata l'assoluta bella esperienza che noi abbiamo fatto, soprattutto nelle fasi di pianificazione di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Tant'è vero che anche un po' prima, ma soprattutto durante il periodo del pandemico, abbiamo creato un cosiddetto leadership team, quindi un team formato da manager e da key man, quindi da gente chiave della nostra società e del territorio, a cui abbiamo chiesto quali possono essere gli obiettivi da raggiungere nel breve e nel medio, sia per superare l'effetto pandemico, soprattutto perché c'era molta incertezza, soprattutto all'inizio, ma anche per poter pianificare oggi e per domani una crescita sana, sostenibile e chiaramente etica. A tal proposito, magari inizio a lanciare la presentazione. Noi ci occupiamo, la nostra società si occupa di produzione di prodotti innovativi, soprattutto pasta fatta con cereali e legumi. Ma come lo facciamo? Per cercare anche per non dare così troppi dati, oltre a quelli che sono già stati dati, cerco di mostrarvi un video. Quindi, diciamo, la governance è stato l'elemento principale che ci ha aiutati
a raggiungere questo obiettivo. Quindi abbiamo suddiviso quelle che sono le attività di governo, quindi tipiche di un consiglio di amministrazione, rispetto alle attività più operative, quindi di gestione, le cosiddette attività gestorie. Quindi abbiamo creato un consiglio di amministrazione un po' atipico, formato da 5 amministratori delegati, ognuno di essi con delle competenze, al quale fa riferimento una determinata struttura, chiaramente con il manager di riferimento. Non si è mai perso, anche durante, questi sono dei dati del 2020, non abbiamo mai perso la capacità, la voglia di investire appunto sul capitale umano, perché effettivamente è di lì che bisogna partire. Quindi alcuni dati che vi possono mostrare come, nonostante le difficoltà dell'anno, abbiamo erogato oltre 5.100 ore di formazione, suddivise un po' tra dirigenti, quadri, funzionari, impiegati e addetti alla produzione. L'anno è stato un anno, quindi, complesso, difficile, ma non per questo motivo non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Da marzo, quindi diciamo year to date a marzo, quindi 12 mesi precedenti, avevano espresso un fatturato di 68 milioni di euro. Partendo quindi da marzo 2021 a marzo 2020, invece la capacità del fatturato è stata di oltre 85 milioni di euro, quindi oltre il 25% di crescita. Anche come mi piace anche sottolineare il numero dell'aumento degli addetti della nostra azienda. Abbiamo assunto a tempo determinato funzionari, quadri, anche addetti alla produzione per circa 30 unità, quindi è stato un anno anche di crescita da un punto di vista di risorse umane. E siamo riusciti a lanciare, questo è un dato molto significativo, oltre 123 nuove referenze sul mercato. Quindi non è stato un anno solo di risposta a quella che era la maggiore esigenza di cibo allo scaffale, ma siamo riusciti anche a lanciare prodotti innovativi, nuovi prodotti per soddisfare sempre di più le particolari esigenze del nostro consumatore. Anche in termini di investimenti, il periodo pandemico non ha mai rallentato la nostra capacità di investire. Addirittura siamo riusciti ad investire oltre 36% in più rispetto ai 12 mesi precedenti, arrivando quindi a toccare quota circa 10 milioni di euro nel periodo che va da marzo 2020 a marzo 2021. Come dicevo prima, la nostra è un'azienda che inserita all'interno della filiera agroalimentare, una delle filiere più importanti in Italia, l'abbiamo visto anche durante il pandemico. La nostra società parte appunto da coltivazioni in campo delle materie prime, coinvolgendo assolutamente la produzione primaria, la prima lavorazione da campo e successivamente la macinazione, quindi la trasformazione dell'ingrediente naturale in sfarinato, che poi successivamente prende la forma di pasta e diventa appunto il prodotto più conosciuto, chiamato dagli italiani, seppur fatto con ingredienti assolutamente innovativi e non tipici della pasta. Per esempio, stiamo vedendo pasta di legumi, pasta di grano saraceno, cereali, nuovi cereali, l'avena che vediamo in questo momento. Tutto questo chiaramente viene fatto cercando di rispettare quelli che sono anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile, così come già raccontato da Massimo Bianchi, che a breve vedremo cosa significa introdurre all'interno della propria filiera, del proprio processo produttivo, i processi di economia etica e sostenibile. Questo chiaramente lo si fa innanzitutto avendo estrema chiarezza, quindi ecco la capacità anche della parte più, più intellettuale, più scientifica, della parte che deve quotidianamente cercare di cogliere e di leggere quelle che sono le nuove sfide. Quindi si cerca innanzitutto di definire degli obiettivi molto chiari. È importante per le nostre aziende iniziare a ragionare verso obiettivi assolutamente misurabili,
maniera tale da poterne non solo leggere quelli che sono gli andamenti degli stessi, ma anche capire quelli che possono essere le azioni correttive. Il nostro modello di business, infatti, prevede un'assoluta coesione, sinergia tra quelli nella prima sfera, attorno al loghetto, state vedendo quella che è, diciamo, la tipica attività di filiera di un'azienda agroalimentare, quindi si parte dalla coltivazione dei cereali per poi consegnare il prodotto a scaffale. Questo noi non lo facciamo da soli, ma lo facciamo in stretta collaborazione con tutti i nostri stakeholder, che sono essi stakeholder di territorio anche fuori dal territorio. E quindi la seconda sfera è rappresentata la tipica sinergia tra quelle che sono le attività interne e quelle che sono invece le collaborazioni col mondo esterno, inclusa anche la corporate social responsibility, che sicuramente attraverso l'impegno delle Nazioni Unite oggi è diventato una vera e propria un vero e proprio ambito tematico che collabora quotidianamente con le nostre imprese. E poi non possiamo non raccontare quanto tutto questo poi deve diventare appunto prodotto, deve finire sugli scaffali e deve essere utile a migliorare quelli che sono gli aspetti soprattutto di salute e benessere dei consumatori. Ci piace rappresentare il nostro modello di business sinergico, quindi tra le attività interne e le attività esterne, in maniera conseguenziale, proprio perché noi crediamo che la sostenibilità e i 17 obiettivi sostenibili non siano slegati tra di loro, anzi assolutamente ogni obiettivo è assolutamente collegato all'obiettivo successivo, e solamente se si riesce ad avere un modello che li mette in estrema coesione si può riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi più sfidanti dell'Agenda 2030. Non a caso, grazie all'impegno, e quindi mi corre anche l'obbligo, ne colgo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori, non solo della CSR ma di tutta l'azienda, nell'aver accettato 5 anni fa la sfida di transizione in un'impresa più etica, e quindi l'impegno che tutti quanti quotidianamente ci mettono nel trasformare il proprio approccio manageriale in un approccio che abbia estrema collaborazione con quelli che sono gli obiettivi sostenibili. Per questo che cosa comporta? Comporta quotidianamente relazione con quelli che sono i principali partner nel mondo della sostenibilità, tra cui il Global Compact Network Italia. Quest'anno e durante la pandemia soprattutto siamo riusciti a dialogare molto spesso con le Nazioni Unite, e addirittura siamo stati cooptati come membri fondatori del Global Compact Network Italia, e un piccolo risultato l'abbiamo già portato in Puglia, perché non appena ci hanno cooptato come componenti fondatori abbiamo presentato all'organo del board la disponibilità ad organizzare il prossimo Global Forum annuale del Global Compact Network a Bari, che si terrà nel prossimo ottobre, e lo faremo appunto partendo da quelle che sono le considerazioni della nostra terra e un tema che abbiamo presentato, un tema anche molto legato alle nostre coste, quindi all'immigrazione. Quindi per la prima volta l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i partner del Global Compact Network saranno presenti in Puglia per parlare appunto delle sfide di sostenibilità. Tutto questo che cosa ha comportato? Una naturale evoluzione del nostro modello di business, non solo nelle tecniche operative e di pianificazione, ma anche nelle tecniche, negli ambiti strategici, tant'è vero che a novembre 2020 abbiamo il Consiglio di Amministrazione ha approvato la trasformazione della società per azioni in società per azioni, società benefit. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la società non lavora a livello costitutivo e quindi statutario, non ha solo l'obbligo di lavorare per creare valore aggiunto agli azionisti della società stessa, ma anche di creare valore aggiunto, soprattutto di creare valore aggiunto per l'intero ecosistema e quindi per l'intera filiera e per tutti gli stakeholder, siano essi consumatori o semplicemente magari partner territoriali. Per cui la nostra vocazione era chiara, quindi l'avremmo immaginato sin dall'inizio, ma questo non vuol dire che
poi i risultati ci accontentiamo di quello che abbiamo già ottenuto, anzi noi sappiamo che è solamente l'inizio, nonostante veniamo già considerate tra le prime aziende in termini di obiettivi di sostenibilità in Italia e nel mondo. Tant'è vero che a breve completeremo la certificazione in B Corporation, quindi questo è un organismo che certifica appunto la capacità di un'impresa di essere coerente innanzitutto con i propri obiettivi, il cosiddetto B Impact Assessment, ma soprattutto ne coglie quelli che sono le attività di miglioramento continuo che pone in essere. E abbiamo anche qua l'obiettivo di poter esprimere, partendo appunto dal Mezzogiorno e dalla Puglia, una capacità di poter essere tra le prime realtà a livello globale, a livello mondiale, anche in termini di B Corp. Questo, così come vi dicevo, è un frutto di un grandissimo lavoro che si fa soprattutto a monte. Bisogna ascoltare quelle che sono le esigenze, farsi aiutare, prendere in riferimento le migliori pratiche già disponibili nell'ecosistema e iniziare a monitorarle. Per fare questo noi abbiamo stabilito un piano strategico, il cosiddetto piano strategico di sostenibilità. Abbiamo cercato di capire quali potessero essere per ogni ambito tematico le azioni principali da mettere in campo, a quali SDGs collaboravano, insomma, portavano il valore aggiunto. Tutto questo chiaramente in maniera assolutamente, ripeto, coordinata, non bisogna mai staccare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sarebbe un grandissimo errore farlo, e cerchiamo di monitorare attraverso questa fortissima raccolta dati, quotidiana raccolta dati del B-Impact Assessment, in maniera tale da tenere sempre presente quello che è lo stato del raggiungimento degli obiettivi. È ovvio che tra questi vediamo la responsabilità ambientale essere quella più percepita dal cittadino e anche a volte anche da noi, ma chiaramente non è l'unica responsabilità a cui la nostra società e le società devono tendere. Bisogna essere assolutamente, bisogna migliorare i propri impatti anche nell'ambito degli stakeholder engagement, quindi verso i dipendenti, l'intera filiera, i clienti, o anche le performance economiche devono essere migliorate in termini di obiettivi di sostenibilità. Questo chiaramente, tutto questo che vi sto raccontando, aiuta a far sì che cosa? A far sì che le idee siano molto chiare, che l'obiettivo dell'azienda sia quello effettivamente di contribuire a una crescita economica sana, e non per questo bisogna però evitare di introdurre nel mercato anche sfide a volte molto challenging, in maniera tale da poter essere sempre pronti a qualsiasi rischio che il mercato ci pone. Uno tra questi è stato il Covid. Nessuno conosceva quello che il Covid all'inizio avrebbe comportato per il sistema economico. Ci siamo impegnati sin dall'inizio, grazie alla Costituzione, quindi già partendo già da febbraio, di un comitato crisi, e queste sono solo alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo per superare con efficacia e con estremo senso del dovere la pandemia. Innanzitutto abbiamo lavorato, così come detto anche dal dottor Scaramiera, un opuscolo di resilienza, quindi abbiamo lavorato su quelli che erano i messaggi da lanciare all'interno dell'azienda a tutti i livelli, per far sì che l'aspetto dell'ottimismo, della positività e del senso anche di responsabilità fosse colto con la giusta attenzione. Ma un'altra delle iniziative che evidentemente ci ha
dato più possibilità di risolvere anche la questione dell'aumento dei contagi, è stato un ottimo esempio la consegna della spesa in azienda e la consegna farmaci. Abbiamo istituito un vero e proprio punto vendita nei nostri ambienti, in maniera tale così da evitare ai nostri collaboratori che erano obbligati a venire in azienda di successivamente all'orario di lavoro di recarsi presso i punti vendita, fare delle lunghe file e sottoporsi anche ad un rischio di contagio. Questo ha comportato sia la riduzione del rischio di contagi, ma anche allo stesso tempo un sollievo da parte di tutti quanti noi, perché effettivamente ci siamo sentiti assolutamente in collaborazione con quelli che erano anche altri livelli aziendali. Tutto chiaramente tutta questo periodo di assoluta incertezza, torno a ripetere, non ha mai e non continua cioè continuiamo ad essere positivi per il nostro futuro. La nostra azienda continua ad investire costantemente sia nelle pratiche di miglioramento industriale ma anche in quelle organizzative e soprattutto sul territorio. Quindi abbiamo un territorio che è capace, tra i primi, a volte non ce lo dimentichiamo, non solo quest'anno siamo stati premiati, riconosciuti in più classifiche, la Sole 24 Ore, Corriere della Sera, alcuni premi molto più importanti a livello internazionale, sempre tra le prime realtà a livello italiano, ma anche globale. Quindi è un territorio che, se ben indirizzato, se ben supportato, può veramente, dottor Scarnera, rialzarsi e iniziare a correre, perché quello è il compito che i pugliesi e tutto il Mezzogiorno hanno, anche per senso di responsabilità nei confronti del resto d'Italia. Quindi non dobbiamo far rallentare il resto del nostro paese, dobbiamo invece collaborare e cercare di far crescere tutto il sistema competitivo del nostro paese. Grazie. Grazie Michele, ci hai dato un'idea molto complessa di che cos'è l'innovazione ed è un'idea molto sfidante. Tuttavia ci sono una serie di questioni. Questa innovazione non è condivisa da tutti, o meglio non funziona dappertutto allo stesso modo, e però è qualcosa che è appunto challenging, cioè è una sfida da cogliere e da portare avanti. Chiedo al professor Pirro, che si occupa di storia dell'industria, quindi è sicuramente la potrà inserire in un quadro molto più articolato e anche questo più complesso, di come queste sfide possono entrare nel sistema economico pugliese e soprattutto come il sistema economico pugliese, che ha una forte, che diciamo contiene, come ci ha fatto capire Massimo Bianco, tutta una serie di spinte di eccellenze, ma contiene anche strutture molto pesanti come l'Italsider, l'ex Ilva, diciamo, Acciaierie Italiane, che mi pare che si chiamino così adesso, e come queste sfide si inseriscono in un tessuto altrettanto articolato e complicato come quello pugliese. Prego, professore. Grazie, direttore. Il saluto a tutti gli amici presenti. Io mi scuso se purtroppo non potrò presentare delle slide, ma il tempo assegnatomi è talmente breve. Fra l'altro, pur essendo tutti resilienti, siamo, immagino, abbastanza stanchi e quindi non voglio saccheggiare ulteriormente la vostra pazienza, mi limiterò a dei flash prima di rispondere alle domande del direttore. Credo che complessivamente il quadro che emerge sia dalla pregevole, voglio sottolinearlo, fotografia compiuta dall'Istat e sia dagli altri interventi che si sono susseguiti, credo che complessivamente l'industria pugliese, intesa nell'insieme dei suoi settori,
con l'esclusione del comparto delle costruzioni, come vedremo fra un attimo, abbia dimostrato nel periodo 2011-2018 e stia tuttora dimostrando una apprezzabile capacità di resilienza che indubbiamente rappresenta un punto di forza non solo del sistema economico pugliese nel suo insieme, ma direi anche dell'industria meridionale e nazionale per alcuni dati che vedremo fra un attimo. Intanto l'industria in senso stretto fra il 2011 e il 2018 è scesa da 10.509 imprese a 9.565, con una contrazione di 944 unità pari all'8,9% e da 122.937 occupati a 117.468, con una riduzione di 5.469 unità pari al 4,4%. Il settore delle costruzioni, invece, scende da 9.130 imprese a 7.069, con una diminuzione di ben 2.061 unità pari al 22,5%. Gli occupati scendono da 64.900 a 47.500 con una riduzione di 17.400 unità, pari al 26,8%. Insomma, in Puglia, fra il 2011 e il 2018, poco più di un quinto delle imprese e poco più di un quarto degli addetti all'industria delle costruzioni sono scomparsi. Analizzando poi il panorama regionale dell'industria in senso stretto, sarebbe anche possibile individuare, direi con sufficiente attendibilità, gli stabilimenti che hanno concorso con i loro cluster collegati alla perdita di occupati appena segnalata fra il 2011 e il 2018. Questi stabilimenti sono l'Ilva di Taranto, che perde significativamente addetti. Tra l'altro sarebbe interessante capire se la rilevazione dell'Istat al 2018 è avvenuta dopo l'accordo del 6 settembre 2018 al Ministero dello Sviluppo Economico, che sanzionò una secca riduzione di addetti dello stabilimento, una ulteriore secca riduzione di addetti dello stabilimento, una parte dei quali è passata poi, come noto, all'Ilva in amministrazione straordinaria. Poi la TDI Bosch di Bari, un'azienda che, come sapete, è stata leader nel mondo per la messa a punto e la produzione del Common Rail, ma che sta vivendo una fase complessa di transizione, perché con le critiche che si stanno muovendo ai motori diesel, lo stabilimento di Bosch, nonostante i suoi 1717 addetti, è un numero che mi ha fornito proprio ieri il direttore del personale, e nonostante i suoi 250 milioni di fatturato del 2020, tuttavia sta vivendo una fase di estrema complessità, perché in prospettiva di, diciamo anche di breve e medio termine, la produzione dei motori diesel tenderà drasticamente a scendere, e quindi questo stabilimento, che fra l'altro è il più grande della zona industriale di Bari ed è il secondo pugliese dopo l'Ilva, c'ha quasi un numero di addetti pari alla Fiat Powertrain di Foggia, questo stabilimento rischia veramente, peraltro sta ricorrendo da anni a forme di ammortizzatori sociali concordate con i sindacati, ma pesanti in termini di flessioni dei salari dei suoi occupati, questo stabilimento rischia entro qualche anno di uscire dal mercato, salvo radicali riconversioni. Le altre due aziende che hanno perso significativamente addetti sino a scomparire, la Filanto di Casarano, che è stata per decenni una delle più grandi, se non la più grande azienda calzaturiera del nostro paese, e la nuova Adelchi di Tricase, con la cementeria Cementir di Taranto. Quindi diciamo che Ilva, TD Bosch, Natuzzi, Filanto, Nuova Adelchi e Cementir sono gli stabilimenti che maggiormente, non solo essi, ma maggiormente hanno contribuito a quella flessione di unità occupazionali nel comparto
dell'industria in senso stretto. Peraltro la Filanto è rinata, come vedremo fra breve, ed è un caso di rilievo nazionale di rinascita e di riconversione produttiva su linee di contoterzismo di qualità. Se andiamo ad analizzare i dati sempre forniti, i pregevoli dati forniti dall'Istat sui principali aggregati territoriali di contabilità nazionale al 2019, la Puglia, per il valore aggiunto dell'insieme di tutte le sue componenti, quindi includendo anche il comparto delle costruzioni, è stata la seconda regione del Mezzogiorno dopo la Campania e l'ottava in Italia dopo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio e Campania. Mentre per il valore aggiunto del settore manifatturiero ha conservato il secondo posto nell'Italia meridionale alle spalle della Campania, ma è scesa in decima posizione a livello nazionale alle spalle delle Marche e del Friuli. Sapete meglio di me che in Puglia incide molto sul valore aggiunto dell'industria nel suo complesso il peso dell'energia elettrica e della gestione degli schemi idrici. Noi abbiamo uno dei più grandi acquedotti del Mezzogiorno, anzi sicuramente il più grande acquedotto del Mezzogiorno, il cui fatturato, tra l'altro, è di tutto rilievo, come vedremo tra un attimo. Ora è appena il caso di ricordare, quindi su questo procedo molto rapidamente, che cosa è accaduto a livello macroeconomico tra il 2011 e il 2018, lo sappiamo tutti. Per quanto riguarda invece specificamente la Puglia, non dimentichiamo che dal 26 luglio 2012 lo stabilimento dell'Ilva, il più grande stabilimento siderurgico d'Europa a ciclo integrale e la più grande fabbrica manifatturiera d'Italia, ha visto la sua area a caldo posta sotto sequestro, prima senza facoltà d'uso, che poi è stata restituita allo stabilimento grazie ad un decreto legge poi convertito in legge nel dicembre del 2012. Ancora quell'anno lo stabilimento, nonostante da luglio in poi avesse di fatto, diciamo, almeno de iure l'area a caldo sotto sequestro, riuscì a mantenere gli 8 milioni di tonnellate di ghisa colata, tetto che non ha più raggiunto negli anni successivi, tanto da toccare il picco negativo lo scorso anno, quando ha superato di poco i 3 milioni di tonnellate. Fra l'altro, singolare coincidenza rispetto all'evento di oggi, vuole che domani, proprio domani, il Consiglio di Stato sia chiamato a valutare l'accettabilità o meno della sentenza del TAR di Lecce, alla cui esecutività comunque aveva dato la sospensiva, per vedere se bisogna chiudere o meno l'area a caldo dello stabilimento. È fin troppo ovvio che chiudere quell'area a caldo oggi significherebbe di fatto portare a chiudere lo stabilimento, perché un semplice laminatoio non avrebbe convenienza economica, mentre lo Stato, con l'ingresso, il ritorno nel capitale sociale della società che gestisce gli impianti, che attenzione, sono ancora impianti di proprietà pubblica, ArcelorMittal ha in affitto, con ovviamente impegno all'acquisto entro il 2022, l'intero compendio industriale dell'Ilva, che al momento è un compendio ancora pubblico. Quindi lo Stato rientra attraverso Invitalia nella società di gestione di questo compendio, ed è un ritorno storico, perché tutti ricordiamo che nell'aprile del 1995 l'intero gruppo Ilva venne ceduto dallo Stato al gruppo Riva. Ora, diciamo che questo apparato produttivo, lo dicevo prima, ha manifestato una forte capacità di resilienza, nonostante il dato ricordato giustamente dal dottor Bianco, la flessione dell'export dello scorso anno, che ha visto la Puglia scendere dal tetto di circa 8 miliardi e 900 milioni a quello più basso di 8 miliardi e 100 milioni. Tra l'altro, una curiosità, la Puglia dal 2011 non si schioda
oscillando fra, diciamo, persino 7 miliardi e 8 e 8 miliardi e 8, non si schioda da 10 anni dal tetto degli 8 miliardi di export, il che è un elemento che deve indurre a riflettere, perché poi va vista la composizione non solo merceologica ma anche societaria di questo export, che consentirebbe ad esempio di mettere in luce come siano sostanzialmente 10 grandi aziende pugliesi a totalizzare oltre il 60% dell'export regionale. Fermo restando che adesso concorrono anche belle PMI della nostra regione, e quella illustrata dal dottor Andriani è sicuramente una delle aziende più interessanti da questo punto di vista. Qualche dato sul valore della produzione. Dicevo ieri nel preview di questo incontro che noi abbiamo i dati di fatturato delle aziende localmente insediate, ancorché appartenenti a gruppi multinazionali italiani ed esteri, ma non abbiamo i dati del valore della produzione di siti, anche di grandi dimensioni, che fanno capo ad holding che hanno sedi legali fuori dal territorio pugliese. Qualche dato di flash. La raffineria dell'Eni di Taranto, dati ufficiali forniti cortesemente, voglio ringraziarli, dai dirigenti della holding a controllo pubblico del nostro paese, la raffineria di Taranto nel 2019 ha totalizzato un valore della produzione di 2 miliardi e 170 milioni. La LyondellBasell di Brindisi, una multinazionale americana, 440 milioni. Ovviamente tutti questi dati, per chi fosse interessato, sono a vostra disposizione. Completerò la scheda che avevo già in sintesi mandato al direttore, per cui per chi fosse interessato posso mandare la scheda aggiornata. La Avio Aero, altra grande azienda a controllo statunitense, 295 milioni, sono sempre dati riferiti al 2019 e forniti dalle direzioni aziendali, e quindi come tali sono da assumere, certo con cautela interpretativa, ma è l'unica fonte, diciamo, che ci fornisce questo dato. La Leonardo divisione elicotteri, grande gruppo pubblico, come sapete, a Brindisi nel 2019 ha totalizzato 160 milioni di produzione. La Versalis, il più moderno impianto petrolchimico del nostro paese, con il suo impianto di cracking che è stato ricostruito alla fine degli anni 90, la Versalis di Brindisi ha totalizzato circa 850 milioni di valore della produzione. La Merck, grande azienda farmaceutica barese, che ha un'incidenza sull'export della provincia di Bari di circa un terzo, pensate, la Merck ha totalizzato un valore della produzione di circa un miliardo. E poi abbiamo invece, diciamo, i fatturati noti, banca dati Cerved, quindi a tutti accessibili. Professore, ha chiuso il microfono involontariamente. Mi sentite? Sì. Casillo, dicevo, 1 miliardo e 493 milioni. La ex Getrag di Bari, sono sempre dati riferiti al 2019, e stiamo per avere in questi giorni, come sapete, i bilanci sono stati chiusi al 30 aprile, salvo causa Covid, prorogabili sino le scadenze sino al 30 giugno. La Getrag ebbe un grande balzo da 563 milioni nel 68 a 875 milioni nel 2019. L'Acquedotto Pugliese 457 milioni, il gruppo di Vella 280 milioni, la TD Bosch 243 milioni, cresciuti, come dicevo prima, a 250 milioni lo scorso anno, ma diciamo con una buona parte di produzione realizzata per stabilimenti di altre parti del paese del gruppo Bosch, che hanno dato commesse a quello di Bari per reggerne in qualche misura la produzione. Il gruppo Siciliani, leader
nel settore della lavorazione delle carni, 233 milioni, la Casa Olearia Italiana, che a Monopoli ha la grande centrale a biomasse, oltre a produrre olio su marchi di terzi, 228 milioni, la Vestas di Brindisi, che fa, di Taranto, chiedo scusa, che fa le grandi pale eoliche, 207 milioni, la Jindal, multinazionale indiana, che ha sede a Brindisi, che fa film in plastica per packaging, 179 milioni, il gruppo Ladisa, ristorazione industriale, che come sapete ha affittato la Gazzetta del Mezzogiorno, 150 milioni, Exprivia, quotata in borsa nel settore dell'ICT di Molfetta, 137 milioni, e poi alcune new entry che stanno crescendo prepotentemente negli ultimi anni. Il gruppo Mobilturi, di Bari, specializzato in cucine, che ha fatturato 130 milioni, ma ne fatturava molto meno qualche anno fa. La Bridgestone, tutti ricorderanno i giapponesi che volevano chiudere lo stabilimento nel 2014, la Bridgestone ormai da 4 anni aumenta, per fortuna, occupazione e fatturato, e sta consentendo ai dipendenti che avevano sostenuto sacrifici inumani di tipo salariale pur di salvare lo stabilimento, di recuperare in buona misura, non ancora totalmente, ma in buona misura i livelli salariali cui avevano rinunciato per contribuire a salvare il sito. E poi la Alfrus, un nome che probabilmente non dice niente a nessuno, è un'azienda che lavora a Mandorle, nella zona industriale di Bari, sconosciuta anche alle aziende ad essa prospicenti, è riconoscibile soltanto per il profumo delle mandorle che di tanto in tanto esce dallo stabilimento, 118 milioni di fatturato, salendo nel 2019 da 85 a 118 milioni di fatturato. Questa è un'azienda che lavora per i grandi marchi dell'industria dolciaria nazionale e internazionale, preparando il semiprodotto. Ora, poi abbiamo l'Amio Puglia. Ho ricordato prima che nella nostra regione incide molto il settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, basterebbe vedere l'elenco delle aziende che operano nel settore, alcune in provincia di Bari, altre in provincia di Lecce. L'Amio, che pur essendo un'azienda controllata dal comune, opera anche a Foggia, perché è posseduta da entrambe le municipalità, con 102 milioni di fatturato. La resilienza di questo sistema industriale è stata dovuta anche, diciamo, soprattutto al sistema degli agli investimenti e al sistema degli incentivi della regione. Ovviamente il dottor Bianco sa molto meglio di me quali sono le tipologie di incentivi che la regione ha offerto alle aziende. Mi piace ricordarne solo uno, riservato alle grandi aziende, i contratti di programma. Nel periodo 2014-2020 sono stati ben 60 i contratti di programma per grandi imprese, perché i contratti di programma sono riservati a grandi imprese, che sono stati ammessi ad incentivazione nella nostra regione, e quindi tutta una serie di aziende, di grandi aziende italiane ed estere, ne hanno potuto fruire con investimenti che sono in corso con stati di avanzamento, aziende farmaceutiche, aziende meccaniche, aziende aeronautiche. Quindi c'è un tessuto di grandi aziende in Puglia che ha resistito, ecco, e sta ripartendo, gli ultimi dati ce lo dicono, sta ripartendo bene grazie appunto a tutte le innovazioni che sono state introdotte, perché la regione ha finanziato molto la ricerca applicata, in questo distinguendosi da altre regioni del nostro professore, il microfono. Cito tre casi. Dunque, la Cofra di Barletta non è rinata. La Cofra è un'azienda leader in Italia nel settore delle safety shoes, delle calzature di sicurezza, con i suoi 130 milioni di fatturato nel 2019. Questa è un'azienda nata nel 1949,
ha prodotto per anni le calzature da jogging, che poi sono state distrutte dalla concorrenza dei paesi del Far East, e il suo titolare, il dottor Cortellino, in maniera avanguardistica intuì che cosa sarebbe successo alcuni anni dopo nel suo settore, e si riallocò nel comparto delle calzature di sicurezza. Tra l'altro c'ha oltre 2.500 dipendenti, di cui 400 a Barletta e poco più di 2.100 in Albania. E tra l'altro ha prodotto un effetto di imitazione, perché sono anche altre le aziende barlettane che lo hanno imitato entrando nello stesso comparto. Ne cito una per tutte, la Base Protection, che fattura molto meno della Cofra, 42 milioni sempre nel 2019, però è interessante perché nella Base Protection è entrato capitale spagnolo. Quindi diciamo anche in questo comparto c'è una presenza di una multinazionale iberica. Invece l'azienda che è rinata è la Filanto. Adesso si chiama, la Filanto è stata per decenni la Fiat del Salento sud-occidentale, di Casarano. Filograna ne è stato il fondatore e per decenni è stata la più grande azienda calzaturiera del paese, con i suoi oltre 1.500 addetti più l'indotto. Bene, adesso si chiama Leo Shoes, ha fatturato 155 milioni nel 2019, salendo dai 62 milioni del 2017 ai 155 milioni del 2019, però posizionandosi non più nella produzione di calzature con marchio proprio, ma in quella di controterzismo di qualità. I più grandi marchi del fashion italiano fanno produrre le loro calzature a Casarano, dove c'è una tradizione manifatturiera di lavoro femminile, questo è interessante, che consente alla Leo Shoes di essere oggi forse la prima azienda italiana per volume di produzione nel comparto del controterzismo di qualità. Fra l'altro voglio ricordare che la Puglia ha un primato nazionale nel comparto della produzione di energia, in quello da fonte eolica e fonte fotovoltaica, quindi anche questo incide poi sui numeri complessivi del valore aggiunto della produzione industriale pugliese, così come voglio ricordare che la Puglia è nell'eolico e nel fotovoltaico è la prima regione d'Italia, dati ufficiali Terna 2019, ma confermati nel 2020, anzi in crescita nel 2020, per quantità di energia generata dalle due fonti rinnovabili. Voglio ricordare che la Puglia, grazie anche alle sue centrali termoelettriche, in primis quella di Brindisi dell'Enel, che però sta in phase out dal carbone perché ha già spento il gruppo numero 2 a gennaio da 660 megawatt, ma ne ha ancora oltre 1.500 in produzione, sia pure parziale, e grazie anche alle altre centrali, quella di Candela, della Edison, quella della Implus di San Severo, la Puglia è la seconda regione d'Italia per generazione di energia da qualunque fonte alle spalle della Lombardia. Quindi è un grande polo energetico, sia di energie da fonte rinnovabile e sia di energia anche da fonti fossili. La centrale dell'Enel, tra l'altro, di Brindisi, si prevede che debba essere riconvertita a metano entro, autorizzazioni permettendo, entro il 2025. Chiudo le prospettive, diceva il direttore. Allora, intanto, per quello che si raccoglie tra gli imprenditori con i quali si dialoga ogni giorno, c'è la consapevolezza che bisogna crescere, fare massa critica, perché anche quelle che sono cresciute molto negli ultimi anni e quindi hanno dimostrato di accettare la sfida anche della macro dimensione per competere sul mercato,
anche quelle si rendono conto, io le chiamo le gazzelle che stanno correndo, anche quelle si rendono conto che devono crescere ancora di più, naturalmente in maniera sana, senza rompersi l'osso del collo, ma aprendosi anche coraggiosamente a fondi di investimento, perché l'indebitamento bancario certo dimostra un buon rapporto tra le nostre aziende e il sistema creditizio, ma bisogna avere il coraggio di far entrare capitali terzi nell'azienda e anche nei consigli di amministrazione. C'è molta diffidenza tra i nostri imprenditori, non vogliono occhi esterni nel controllo di gestione delle loro aziende, controllo di gestione che peraltro deve migliorare molto, perché noi abbiamo buone aziende, l'ho ricordato, belle aziende, ma non sono moltissime quelle che hanno ad esempio la figura del controller, cioè la figura di colui che segue il sistema di analisi dell'andamento produttivo e quindi interviene con tutti i sistemi informatici ormai esistenti per brandeggiare e per aiutare l'azienda ad evitare, diciamo, perdite o minori profitti. La figura del controller persino nelle università è poco formata e quindi, voglio dire, è una figura che andrebbe qualificata, andrebbe formata e soprattutto andrebbe accettata dai nostri imprenditori. Questa è la sfida, diciamo, sostanzialmente per le aziende, perché i dati che voi avete molto opportunamente evidenziato dimostrano che per quanto riguarda innovazione tecnologica, volontà di competere, questo sistema, pur con le dovute eccezioni, è consapevole ormai di essere, diciamo, in un bacino competitivo internazionale nel quale appunto o si cresce bene e si corre di più di quanto non si sia fatto ora, oppure c'è il rischio che le belle soglie che sono state anche raggiunte possano non essere mantenute. Il Molino Andriani è un esempio brillante di azienda che appunto sta crescendo, direi quasi a ritmi esponenziali, perché si rende conto che anche nel suo comparto è necessario irrobustirsi e crescere. Lo stesso mi dice l'amico Casillo, il quale, facendogli notare che è la prima azienda pugliese nel settore industriale, mi dice: caro professore, io nel mio comparto sono nel mio ring competitivo, uso un'immagine pugilistica, sono una pulce che i miei competitor di Chicago, grandi traders di grano, possono schiacciare in ogni momento, per cui io sono obbligato a crescere e quindi devo compiere ogni sforzo perché questo obiettivo sia raggiunto. Ma c'è una sfida anche per le istituzioni. Il dottor Bianco ha illustrato giustamente le linee strategiche che la regione ha posto, diciamo, alla base del suo operato. Benissimo. Dobbiamo però compiere, a mio sommesso avviso, tutti uno sforzo per poi inverare queste linee non soltanto nei sistemi di incentivazione, che sono già molto buoni, come ho più volte sottolineato, ma inverarli poi in azioni anche in cui bisogna cercare di saldare congiuntura e prospettiva. Faccio due esempi. L'indotto del siderurgico di Taranto sta attraversando una fase intuibilmente difficile. Bene, ho questo sistema che deve compiere molti passi avanti nella diversificazione, nel rafforzamento patrimoniale, nella riqualificazione dirigenziale e manageriale, viene supportato nel pieno rispetto dell'autonomia aziendale in questa fase di passaggio, che gli conservi le commesse dell'Ilva, ma lo porti anche a diversificare la propria clientela, o questo sistema dell'indotto tarantino sarà totalmente distrutto, con danni sociali devastanti, entro i prossimi 5 anni. Peraltro, ArcelorMittal ha già fatto scendere a Taranto, ormai da mesi, 15 aziende del nord e internazionali, suoi subfornitori in Francia e in Spagna, perché hanno prezzi più competitivi per le loro prestazioni. Quindi il segnale è forte. Secondo esempio, l'indotto impiantistico della centrale elettrica di Enel,
di Brindisi, lo ricordavo prima, e anch'esso deve riqualificarsi, diversificare, e l'Enel ha avviato, bisogna dargliene atto, un paziente lavoro di supporto a vantaggio di quelle aziende che hanno deciso di non vivere solo di commesse dell'Ilva a Brindisi. Quindi le sta aiutando sotto tanti profili a diversificare il proprio mercato, invitandole ad andare anche all'estero, il che presuppone una organizzazione per stare sui mercati esteri adeguata. E quindi, voglio dire, ecco, io credo che la Regione, sempre, ripeto, nel rispetto dell'autonomia delle aziende, possa e debba, alla luce dei suoi indirizzi strategici e avvalendosi del suo sistema di incentivi, supportare queste filiere, ma c'è anche tutta quella dell'automotive di Bari. Se la Bosch dovesse malauguratamente crollare nei prossimi 3-4 anni, avrà un effetto di trascinamento negativo sulla sua supply chain della provincia di Bari che sarà pesantissimo. Quindi dobbiamo tutti insieme, non ci sono ricette facili per problemi complessi, lo voglio dire con grande franchezza, però anche il sistema delle istituzioni, e non penso solo alla regione, penso anche alla città metropolitana, ai comuni della città metropolitana, devono compiere uno sforzo, possibilmente trasformando i loro amministratori in manager dello sviluppo, perché appunto si capisca che questo territorio o compete nella sua interezza, infrastrutture, centri di ricerca, sistemi di produzione, oppure c'è il rischio che possa rimanere azzoppato nello scenario della competizione. Chiudo dando un messaggio, diciamo, di speranza. L'Università di Bari, come credo vi sia noto, da 2 anni è stato attivato un corso di City Management. Grazie alla fondazione del professor Dioguardi, all'Università di Bari e all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stato varato un master breve di 4 mesi con 50 ore di lezione per formare e o aggiornare funzionari delle amministrazioni locali che vogliano riqualificarsi, vogliano entrare nella logica dei tempi che sono imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi vogliano, come dire, esercitare al meglio le loro funzioni nell'ottica dell'ente locale promotore di sviluppo e non solo buon gestore di buona amministrazione. L'ente locale deve essere, può essere, perché nella storia della Puglia ci sono stati esempi di grandi comuni che addirittura alla fine degli anni 50 si sono battuti con i loro amministratori per avere l'industrializzazione nel nostro territorio ed ottennero grandi risultati apprestando le infrastrutture e favorendo l'arrivo poi delle grandi aziende italiane ed estere. Bene, questa esperienza va ripresa anche perché abbiamo territori inseriti nelle zone economiche speciali, abbiamo territori interessati dalle aree logistiche integrate finanziate dal PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 e abbiamo un territorio che è inserito tutto nelle sfide del PNRR. Allora, o questa sfida la si vince, e dicevo ieri e non è affatto scontato che ciò accada, oppure abbiamo il rischio che questo territorio entri in una lunga fase di stagnazione che non meriterebbe perché ha imprenditori, centri di ricerca e istituzioni che, facendo un miglior gioco di squadra, possono concorrere ad evitare questo declino e possono consentire a questo territorio regionale di essere forte, qualificato e competitivo nello scenario nazionale, mediterraneo, europeo e mondiale. Vi ringrazio. E vi chiedo scusa se sono stato molto sintetico, ma spero di farmi perdonare mandandovi i dati che fossero di vostro interesse. Grazie professor Pirro, grazie per averci dato l'idea di come sul territorio formicolano le imprese, cioè si muovono in modo caotico, però tutte quante convergono poi verso obiettivi comuni.
Credo che non vedo interventi. Ringrazio i partecipanti, coloro che hanno partecipato finora. Grazie per la pazienza e per la tenuta, perché di questo si tratta. Niente, vi rimando alla prossima, diciamo, al prossimo evento, che credo ci sarà. Presto, grazie e arrivederci. Grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie. Finisce. Yeah.